kofta di agnello con un delizioso hummus di barbabietole fatto in casa. Passiamo alla kofta. Scaldate una padella e tagliate finemente una cipolla. Prendete 3 spicchi d'aglio. Spremeteli sopra la cipolla. Mettiamo entrambi in padella. Fateli dorare per bene. E adesso un cucchiaino di fiocchi di peperoncino. Perfetto. Pestare in un mortaio un cucchiaino di cumino tostato. Aggiungo un po' di sale, serve a macinare meglio. L'odore è fantastico. Aromatico, eccitante, speziato e intrigante. Unire la polvere ottenuta all'aglio e alla cipolla e creare un delizioso composto profumato. Prendere la carne. Conditela. E poi aggiungete questo fantastico composto. Unire menta e prezzemolo tagliati grossolanamente e l'olio d'oliva. Usate le mani per dare una bella mescolata. Dovete sapere che, di solito, le kofta vengono servite a mo' di spiedino. A seconda di dove ti trovi, le puoi mangiare di diverse forme e dimensioni. Io le preferisco così, come se fossero dei mini hamburger. Le adoro. Le kofta si possono cucinare sulla piastra, oppure friggere in padella, o anche cucinare sul barbecue. Formare delle palline e poi appiattirle. Mettete sempre un po' di olio sul piatto. Così, quando le togliete dal frigorifero, non dovete condirle di nuovo. Possono andare direttamente in padella. Anche le vostre mani devono essere unte, così la carne non si appiccicherà alle dita. Prima di cucinarle, farle solidificare in frigo. Potete cuocere le kofta in una padella, sul barbecue, oppure in una piastra come questa. Prima dovete riscaldarla per bene. Nel frattempo, preparo la salsa allo yogurt. Io adoro lo yogurt insieme alla menta fresca. Mettere foglie di menta fresca, sale, un pizzico di cumino tostato e pepe nero in un mortaio e pestare. Quando cominciate a lavorare, le foglie di menta si trasformano in un delizioso e fresco purè. L'odore che si sente è pazzesco. Aggiungere lo yogurt e spremere un limone. Guardate qui, che meraviglia. Adesso mettiamo le kofta. Quando si cucinano le kofta, purtroppo c'è il pericolo che si frantumino, perché non sono ancora solide. Quando le mettete sulla griglia, devono, diciamo così, gonfiarsi naturalmente. Lasciate cuocere 2 minuti per ogni lato. Ora le giriamo. Perfetto. L'odore è incredibile. Una volta cotti entrambi i lati, possono essere servite. Così. Deliziose. Io adoro i pranzi come questo, perché i piatti sono incredibilmente freschi e molto saporiti. Queste kofta di agnello servite con l'hummus di barbabietole sono perfette per un pranzo rilassante con amici e parenti.